Buonasera e benvenuti a Senza Impegno. Iniziamo subito con il collegamento sulla storia, che è il momento che tutti quanti più aspettano. Ecco, oggi abbiamo mandato il nostro meraviglioso inviato Armando Lomolto Lomolica Gruber nel 1969 a uno dei concerti più belli della storia del rock. Sì, non come quelli dei Dick Dick, però ci saranno persone del calibro di Janis Joplin, c'è un IV che ha iniziato a suonare alle 4 del mattino, 500.000 persone. La sagra del rock, non come quelle là dove andava Minoretano, però quasi dello stesso livello cosmico. Armando, ci sei? Ma Armando è a Woodstock, ovviamente. Armando, ci sei? No, Alessà, no. Lascia stare, la storia no. No, gioca a pallone, fa l'attaccante. Fai una caterva di gol e vai in nazionale, non ti preoccupare, gioca a pallone, lascia stare, non studiare, non ti preoccupare. Armando, ma che stai a fare? Cioè, che cosa stai facendo? Ciao Davide, sono qui dal 67 che parlo con il piccolo Alessandro. Allora, no, aspetta, a parte che non è, tu dovevi andare nel 69, non nel 67, ma chi è il piccolo Alessandro? Ma Alessandro Barbero, che nel 67 ha più o meno 8 anni. Sì, ma che c'entra tutto questo, visto che dovevi andare appunto nel 69? Oh Davide, tu forse non sai che io, oltre ad essere un abile traffichino della notizia, sono anche assicuratore e nasco medievalista. E anzi, il mio primo libro che voglio sponsorizzare qui, colgo l'opportunità, meglio essere feudatari che servi della gleba, è anche al primo posto nelle vendite in Corea del Nord, subito dopo 100 anni di chimitudine è vietato smettere di sognare di Benji e Fede. Ah, ma veramente? Sì, wow, guarda, questi sono dei miti, Benji e Fede in Corea del Nord, guarda, dopo il radio si ascolta. Ascoltano solo i discorsi di Kim Jong-un, i discorsi di Kim Jong-un remixati da Gigi Doug e soprattutto le canzoni di Benji e Fede. No, mi fa piacere, però cioè, questo non spiega perché stai nel 67 e chi è questo Alessandro. Ma è Alessandro Barbero, ti ripeto, io in pratica lo convincerò oggi a non studiare storia affinché lui non diventi mai medievalista, così nel presente, quando io ritornerò e a Rai 3 servirà qualcuno di spessore culturale, non chiameranno lui, ma chiameranno me. Mi fa piacere questa cosa, però perché nel 67? Beh, ci eravamo fermati per prendere una cosa. Come per prendere una cosa? Eh sì, volevamo un camogli. Dato che volevamo un camoglio, ci siamo fermati nel 1967. Se invece volevamo prenderci un caffè, ci fermavamo nel 1359. Sulle strade del tempo non esistono le autogrill. Strade del tempo? Ma in che senso strade del tempo? Beh, abbiamo una macchina del tempo, quindi dobbiamo andare sulle strade del tempo. Vedi, Davide, il tempo non è una linea retta o un loop temporale, no. Tu devi immaginarti il tempo come una lunga Salerno-Reggio Calabria che infinita non finiranno mai di costruire. Bello. Ecco, ed è importante sapere dove uscire, perché ricordo che sulle strade del tempo, amici da casa, non esistono gli autogrill. E quindi basta una pausa pipì sbagliata e magari cambi l'esito della guerra di Waterloo. Poi noi, per esempio, abbiamo forse, abbiamo cambiato Romeo e Giulietta. In che senso, Armando? Davide, come finisce Romeo e Giulietta lì adesso? Muoiono entrambi per un misunderstanding, ma muoiono entrambi. Entrambi tutti e due? Tutti e due. Beppe, hai visto? Hai sentito, Beppe? Hai sentito? No, scendiamo qui a fare pipì, no. Non potevi aspettare un anno, no, dovevi fare pipì, hai capito, Beppe? Hai capito che cosa hai fatto? Hai capito? Le hai fatti tutti. Guarda, ma perché? Cioè, perché non facciamo il collegamento nel 69? Ormai ci siamo, andiamo a fare sto collegamento. Vabbè, dai, Davide, visto che ci siamo, io mi sposterò. Guarda, 5 minuti e torno. Un attimo solo, vado e ci vediamo tra poco. Ah, fra 5 minuti o fra 2 anni. Alessandro? Alessandro? Qualcuno mi ha visto? Alessandro? Alessandro? Scusa, mica mi avete visto? Avete visto me o il piccolo Alessandro? Mica è cambiato qualcosa da voi? Scusa, ma che è successo? Ecco, quando... Ti ricordi quando ho detto ad Alessandro Barbero di non studiare più, che di darsi al calcio, ecco? Guarda, io l'unica cosa che non ricordo è perché ti paghiamo ancora. Ecco, quello... Francesco, quello ha lasciato la scuola, ha smesso di studiare storia e si è impegnato nel calcio ed è diventato pure la punta della Juventus. E che fa Berzotto l'82? Non convoca più Bergomi e convoca lui. E Barbero sbaglia anche il rigore nella finale dell'82. Quindi mi devo trovare lui? Qualcuno mi ha visto?
Ma guarda che noi non abbiamo vinto i mondiali nell'82, ma poi tu non dovevi fare il collegamento nel 69. E lo so, però Re Vittorio Emanuele Filiberto II ci tiene a vincere il mondiale, quindi io devo andare a salvare la storia. Mi dispiace, Beppe, mi dispiace, Beppe. Scusate, sigla. Senza impegno è il programma che dà la felicità. Senza impegno, se tu cambi canale poi cambi città. Senza impegno è un programma pieno di simpaticità. Ho scritto sto pezzo però senza impegno, tanto già lo so, mi pagate lo stesso. No, veramente non ti paghiamo, è tutto gratuito. Benvenuti a Senza Impegno, siamo tornati qui in studio, è sempre un piacere essere qui con voi, ma come tutte le più belle avventure è arrivato il momento dell'inizio, perché dopo la settimana scorsa che c'è stata la penultima puntata e 2 settimane fa l'ultima puntata, oggi abbiamo la prima puntata del 2020, dopodiché ci prenderemo una piccola pausa, non sappiamo ancora di quanto, orientativamente tra i 30 e 50 anni, dipende dalla giustizia italiana. Comunque contiamo di tornare presto su questi schermi e intanto per salutarvi inizierei lanciando il primo videino. Vai Christopher! Cara Mim e caro Mimmo Junior, ormai da molti anni passo da un lavoretto all'altro con contratti precari e sottopagati. Questa situazione di incertezza costante mi sta erodendo dall'interno. Perdonatemi se non ho il coraggio di dirvi queste parole di persona, ma mi manca la forza per farlo. So che questa decisione vi farà male. So che cerchereste di dissuadermi, sicuramente mi fareste parlare con Gino, il commercialista, che troverebbe in pochi minuti le parole per farmi desistere. Ma non voglio che mi spingiate a cambiare idea. Voglio tornare padrone della mia esistenza. So che è un gesto che non capirete. So che non potrò tornare indietro. Ma ho deciso di farla finita con questa vita di incertezze. E quando leggerete queste righe, ormai sarà troppo tardi. Sto già compilando i moduli. Dal 1 gennaio apro la partita IVA. Bentornati qui in studio a Senza Impegno, oggi siamo con Davide Paolino. Bentornati, sì, a Senza Impegno, ma oggi siamo con Francesca Saladino. Allora Francesca, Davide, è un piacere averti qui. Io sono sempre qui, piuttosto come fa sentire te essere qui? Come fa sentire te essere qui? Sì, certo, Davide, io... Hai voglia di raccontarci la tua esperienza? Dovrei chiederlo io a te. E come ti fa sentire? Davide, sono io che devo intervistare te. No, sono io che devo intervistare te. Senza Impegno è un mio programma. No, Senza Impegno è un mio programma. Francesca, Senza Impegno è un programma che ho ideato io. Ci sono studi di avvocati che mi ricordano questa scelta sbagliata della mia vita ogni giorno. Davide, io credo che tu abbia mangiato troppo durante le feste di Natale. Ah, partiamo subito con le offese fisiche. Ok, e tu hai bevuto troppo. C'è qualcuno che sta lavorando lì dietro? Mandiamo, non so, uno spot? Un video? C'è nessuno? Ho cambiato tutto! Ho cambiato tutto! Ci sono dei problemi tecnici, li comprendiamo tra poco. Lancio un videino. Ma. Pronto, pronto, salve. Sì, salve, chiamo. Sono vostro cliente, chiamo con un problema sulla linea. Cioè dal mio telefono non riesco. Sì, un attimo glielo raccomando. 07, sì, glielo dico. 07 51 22 13 14 7.
Allora, no, dicevo, sì, mi metto in attesa. Va bene, d'accordo. Grazie. Non sento niente. Dove sta adesso? Adesso sto a piccare di Pibus. Sì. No, non può essere, mi sta prendendo. No, scusi, lei mi sta prendendo per un imbecille però, eh. Guardi che io la denuncio all'autorità, eh? La denuncio al corico. Va bene, guardi, se ne vado a quel paese. Ah, ma c'aveva ragione, è spento. C'aveva ragione, cazzo, non ci credo, no? Non ci sta neanche la SIM dentro, ma per forza non funziona. Vabbè, c'aveva ragione lui. Pronto, salve. Sì, salve, chiamo, sono vostro cliente, chiamo con problema sulla linea. Ma è sicuro che ha fatto il numero giusto? No, perché non c'entro assolutamente nulla con l'assistenza. Buonasera a tutti, ben ritrovati a Senza Impegno, anche se sembra che stia succedendo qualcosa di strano, riprendiamo con la nostra trasmissione e diamo un caloroso buonasera all'onorevole Isidori. Buonasera onorevole Isidori, ma soprattutto perché l'altra volta l'ho chiamata Armando se lei si chiama Arturo? Mamma, non si preoccupi, la ragione è sempre del popolo e quindi non l'ho voluta contraddire. Ok, questo sempre le fa onore, onorevole. Senta, l'altra volta ci sono stati dei piccoli problemi nell'intervista, tutto quando le ho fatte delle domande un po' più cattive, spero che non accada un'altra volta. Sì, Davide, io l'altra volta ero molto scosso. Venivo proprio da una visita a una casa di cura per anziani, dove io ho potuto osservare quella che è la sofferenza e il dolore di questa popolazione, di questa gente. Cosa gli ha promesso per migliorare la loro condizione? Beh, che se mi voteranno io cambierò la loro condizione. Come? Chi? Ok, come migliorerebbe la loro condizione votandola? Ma loro sono trepidanti, in attesa di potermi votare alle urne per cambiare la loro situazione. Sì, ma come? Cosa? Ok. Allora, iniziamo con le domande un po' più precise, un po' più cattive. Onorevole Isidori, io ho molta paura a farle questa domanda, però la faccio. Come vede, cosa dice sulle accuse di peculato nei suoi confronti? Guardi, questi sono i mezzucci della magistratura per fermare l'operato di chi davvero si spende per il popolo. Cioè sono onorato, sono contentissimo, pensavo che lei avesse subito preso la chitarra, però le faccio un'altra domanda. Cosa ne pensa del fatto che le accuse di peculato sono partite proprio da un membro della sua coalizione? Peculato? Non so di cosa stai parlando. Io sono Batman. Ok. Siamo ricascati nei soliti mezzucci, onorevole. Mi aspettavo che questa invista sarebbe andata diversamente. Oggi, bambini, vi insegneremo come rubare ai poveri per dare agli onorevoli. Allora, prima dovrete farvi eleggere in Parlamento. Onorevole, la smetta di traviare i bambini che sono importanti a questo paese. Beh, sì, è vero. I bambini sono la più grande risorsa del nostro paese e il tasso di natalità così basso è un male per tutta la collettività. Onorevole, a proposito di questo punto, cioè, mi sembrerebbe anche strano fare questa domanda perché qui si scadrebbe proprio nel più becero gossip. Però ci sono delle voci che dicono che lei abbia tradito sua moglie e la sua amante sia incinta. Io sono un povero cantante, lo conosco, e s'amante. Ehi, ehi, ehi! E il bambino non è mio, sicuro, è di qualche altro uno. Ai, 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 ai! Andiamo avanti, senza impegno. Da, da, da.
un accordo di chitarra, una voce calda e sensuale, due cuori che si uniscono in una sola anima, un fuoco che brucia di passione nell'oscurità della notte. Tutto questo è il nuovo disco di Rodrigo de González de Cardera de Raúl, in arte Politico Isidori. Tu me das il tuo voto, io te do il mio cuore. Non è sbueto di scambio, è solamente amor. Il disco della voce che ha fatto fremere e commuovere gli animi dei freddi burocrati europei. Sì, persino quelli di un certo paese di cui non facciamo il nome, la Germania. Non mettere il tetto del bilancio al mio amore. Angela! Non mettere il tetto del bilancio al mio amore. Angela! L'uomo che ha regalato emozioni in tutti e tre i gradi di giudizio. Io non so in nada, non è corruzione. Fu un dono di un amico caloroso. Io non sei nata, non è corruzione. Canzoni che parlano d'amore, senza dimenticare il nostro caro signore, la nostra amata Italia e la famiglia nel solco della migliore tradizione della canzone italiana. Quel niño non è mio, va a comprarle sigarette in Mexico, Mexico! Oh, quel niño non è mio, va a comprarle sigarette in Mexico, Mexico! Cosa aspetti? Chiama ora per ricevere il disco di Rodrigo de González de Cardera de Raúl, in arte Politico Isidori, e le prime 50 telefonate riceveranno in omaggio le VHS con le migliori interventi del politico cantante più amato di sempre, in aula al Parlamento italiano. E per giunta, come ha detto quel politico, quello salvo... Quello che non ci sta mai, ecco, come ha fatto notare comunque quello lì, la situazione non ci porta sicuramente ad un punto in cui bisogna riassumere ciò che dico e che faccio sotto forma di endecasillabi sciolti. È questo il punto del gruppo misto. Bravo! È questo, signor Presidente, è questo. Ragazzi. E gli struggenti interventi al Parlamento europeo. The book is on the table, and the table, second logics, is under the book. But under the book and the table, there is a goat. The goat is under the table and die. The goat die under the table, poor goat. And poor table. Good! Good, very good, guten Tag! Rodrigo de González de Cardera de Raúl, in arte Politico Isidori. E il mondo della musica non ti sembrerà più come prima. Pronto, salve. Sì, salve, chiamo. Sono un vostro cliente, chiamo con un problema sulla linea. Ma è sicuro che ha fatto il numero giusto? No, perché non c'entro assolutamente nulla con l'assistenza. No, no, e poi personalmente sto andando a un concerto di Casa Pound. Mi dispiace. No, guardi, il massimo che posso fare è darle il numero del servizio clienti. No, non sono io. Il fatto è che mi ha preso in un momento veramente importante, sì, cioè, sì, ho una cerimonia, sì, un matrimonio, sì, il mio. Sì, siamo quasi qui, sai, c'è il taglio della torta, poi sembrerebbe anche un po' strano che mi metto a parlare al telefono, che ci sono tutti gli invitati che mi stanno guardando.
Sì, non credo che riconosca, però... Mia moglie mi ha lasciato. Sì, dopo, cioè, 5 minuti dopo il matrimonio, un po' prima del taglio della torta, un po' durante... Sì. Credo che questa chiamata mi ha distrutto la vita, però non si preoccupi. No, devi capire che questa chiamata sta durando anche un po' troppo. Io ti ho dato i minuti più importanti della mia vita. Ho perso una ragazza, ho perso un figlio, ho perso un marito, ho perso mia moglie e ho perso anche un sacco di tempo presso lei. Mi sembra anche brutto dirlo, guardi, glielo dico perché ormai è come se fossimo parenti. Io sto parlando con lui, cioè non ho più nemmeno il telefono in mano. Cioè io sto parlando alla mia mano, faccio vedere, Ludo. Sto parlando alla mia mano, cioè mi sente. Ma ha mica provato a vedere se il telefono è acceso? Non lo sto prendendo in giro. No. Vabbè, chiami l'assistenza, te l'ho detto, non faccio parte di quel mondo lì, non è il mio mestiere. Faccia questo controllo, lo faccio con piacere personale. Ecco. Ok, mi fa piacere averla aiutata lo stesso, non si preoccupi. Grazie. Anche per me lei è stata la miglior telefonata sbagliata della mia vita. Mi raccomando, ci risentiamo. San di Dio! Torniamo ad occuparci del dramma della partita IVA, un dramma sociale che riguarda almeno 5 milioni di italiani e qui con noi per parlarne abbiamo il signor Ronco Bilacci. Il suo nome è stato modificato per questioni di privacy. Signor Ronco Bilacci, lei si è aperto una partita IVA 10 anni fa, giusto? 40 trimestri fa, esatto. E è pentito di questa scelta? Sono pentito già dal secondo trimestre, ma non se ne esce così facilmente. Come è iniziato tutto? All'inizio ero un impiegato, un giorno mi si avvicinò al mio datore di lavoro con fare sospetto, tipo pusher. Ehi tu, vieni qui. Io mi avvicino e lui mi propose di passare a Coco Pro. Ci risparmiamo tutti e due, mi disse. Il cuneo fiscale, mi disse. Poi disse che alla fine ero anche più flessibile anche io. Ed è così? Non proprio flessibile, diciamo. Soffro di un'atrofia muscolare progressiva che mi sta bloccando come un tronco di legno. Dovrei operarmi, ma essendo partita IVA non ho la malattia pagata. Però almeno non ha vincoli. Questo in effetti è vero, non ho vincoli. Infatti il mio ex datore di lavoro mi ha lasciato a più di 3 trimestri dopo. Quindi ho continuato a cercare lavoretti fino a trovare la mia occupazione attuale. E di cosa si occupa ora? Sono un consulente per l'igiene e la sicurezza negli edifici scolastici. Cioè? Faccio il bidello a partita IVA. Mi scusi, ma... Per i collaboratori scolastici non c'era un concorso pubblico? Sì, ma i guadagni alla scuola e le graduatorie sono fermi da 3 anni e quindi ci assumono a partita IVA 500 euro al mese. Ma non sono tanti, ma almeno ci paga l'affitto e l'essenziale. 500 euro lordi già comprensivi di IVA che devo riversare ogni trimestre e manco me la riesco a scaricare. Poi la gestione separata dell'INPS, l'IRPEF, alla fine almeno ci pago l'abbonamento dell'autobus per arrivare a scuola. Vabbè, ma si sa che voi partite IVA fate sempre qualcosa a nero, insomma. E con le scuole come fai? Devi fare la fattura elettronica. Ma voi partite IVA dite sempre così, poi alla fine riuscite a sbarcare il lunario. Lei forse parla delle vere partite IVA. La settimana scorsa mi ha chiamato mio cugino per farmi gli auguri di buone feste. Mi ha chiesto come stavo, gli ho detto che ero un po' depresso per il lavoro. Lui mi ha spiegato che invece era una latente sindrome dell'abbandono e mi ha mandato una notola di 250 euro, 350 con la fattura. Fa lo psicoterapeuta. Vabbè, ma voi avete la vostra libertà. Organizzate il lavoro come meglio credete. Da lunedì al sabato, dalle 6.30 alle 18.30 sono a scuola. Però sì, il resto del tempo faccio quello che mi pare. Va bene, signor Ronco Bilacci, grazie del suo tempo. Grazie a voi per i 30 euro che mi avete promesso. Quali 30 euro? Guardi che i 30 euro li deve dare lei a noi. Ah, non erano per me. No, signor Ronco Bilacci, ma che si crede? Che io lavoro gratis? Si crede che io ho il posto fisso? Ma guarda questo imbecille. Ma vada via. Ma se ne vada. Se ne vada subito da qui. Fuori subito da qui. Grazie per averci seguito. Lanciamo un videino, sì. Da da da.
Pronto, salve. Sì, salve, chiamo. Sono un vostro cliente, chiamo con un problema sulla linea. Ma ha mica provato a vedere se il telefono è acceso? Ah, ma c'aveva ragione. È spento, è spento. C'aveva ragione. San di Dio. Operazione premi valida dal 10 maggio al 2 giugno 2019. Registrazione acquisto limiti e regolamento su samsungwinfinitypremia.com. Per noi di Lidl, la qualità è un impegno quotidiano che da oggi arriva anche a casa degli azzurri. Lidl è orgogliosa di essere fornitore ufficiale di frutta e verdura della nazionale italiana di calcio. Solo il meglio della frutta e verdura. Ho preparato tutto questo per te, però sono due giorni che non chiamo. Perché non mi chiami? Perché? Perché? Numero sconosciuto. Pronto? No, no, non sono io. No, non sono dell'assistenza. Ha sbagliato numero. Però posso aiutarla se vuole. Sì, 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 dica anche a me. No, non mi disturba affatto. Mi fa molto, molto piacere. Ma sì, diamoci del tu. Sei stufo di questo Natale? No, ma che c'entra? È una festa sempre bella, piena di gioia e di vita, anche se è un momento difficile per tutti. Sei stufo di queste proibizioni che proibiscono di andare in giro a visitare i parenti? No, veramente, se una volta in meno vado a trovare mia suocera, pure buono. Non avresti veramente bisogno di qualcosa per iniziare alla grande il nuovo anno? Eh sì, per esempio, gente che mi entra in casa così... allora hai bisogno di Francesco Ricciardi, legge il discorso di fine anno di Sergio Mattarella. Ma chi è Francesco Ricciardi? Chi è? Chi è? Care italiane, cari italiani, quest'anno per noi così difficile sta giungendo finalmente al termine. Al termine, con un segno di speranza, d'orgoglio italiano, l'arrivo del vaccino anti-Covid-19 è per noi simbolo di speranza. Questo segno ci aiuterà a passare un 2021 diverso, simbolo di rinascita per il nostro paese, che è stato martoriato, che è stato colpito da questa terribile pandemia. Presidente. Ma io sono anche altresì convinto che gli italiani abbiano la forza e il coraggio per riprendersi, per rinascere. Francesco Ricciardi legge discorsi che hanno fatto la storia di Sergio Mattarella. Come? Giovanni, non vado dal barbiere neanche io, quindi questa volta non ripetiamo più. Mi permetto nuovamente, care concittadine... No, aspetta, stop. E per le prime 50 telefonate Francesco Ricciardi legge il bagaglino. Buonasera a tutti, sono Massimo D'Alema. Oh, uguale. Francesco Ricciardi legge Sergio Mattarella, un'esclusiva di Senza Impegno. Sì, ma chi è Massimo D'Alema? Scusa, sai chi è Alessandro Barbero? Ma chi, l'attaccante? Triceratopo mascherato del tempo, abbiamo sbagliato ancora, via! Ma volete chiudere questa porta? Ciao ragazzi, yeah, fricci yeah! Bentornati sul canale Google Video di Jenny Sniper. Oggi per voi un tutorial semplice per capire come fare al meglio le vostre riprese video. Prendete la bacinella e posizionatela davanti a voi. A questo punto dovete prendere due fari e posizionarli ai lati per fare in modo che la luce arrivi soffusa un po' da tutte le parti, insomma.
fatto ciò non vi rimane che mettere a induzione il soggetto, ok? E non dimenticate di mantenere una buona esposizione, altrimenti si sganascia tutto. Ci sta. Insomma, il grosso è questo, poi dovete un po' provare, non è che arriva alla prima botta tutto. Se avete dubbi su quale attrezzi acquistare, che ci sta a fare Jenny? Metto in descrizione tutti i link Amazon, potrete così facendo anche contribuire un pochettino al mio canale che ne ha bisogno. Tutti i link, tre piedi, cavalletti, c'è tutto. I migliori, eh? Che poi no, andate a dire, quale devo comprare, Jenny? Ok. E per oggi, cari amici, è davvero tutto. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere un bel like e di iscrivervi al canale. E da Jenny Sniper un caloroso abbraccio a tutti. Yeah, freaky yeah! Cosa stava facendo quella sera, signor Cappai? Cosa stava facendo? Era il 23 novembre. Alle ore 11 due persone entrarono nella sua abitazione. Cosa stava facendo? Cosa mi può dire di quella notte, signor Cappai? E di quella famosa donna che entrambi conosciamo? Cosa mi sa dire? Io conosco i miei diritti. Quali okay? Diritti? Io ho diritto di parlare col mio avvocato. Ma quale avvocato? Non si può fare sempre così. Non può fare sempre così, signor Cappai. Lei fa perdere tempo di entrambi. Non dirò neanche una parola senza il mio avvocato. Va bene, signor Cappai. La sua ora è finita. Ci rivediamo la prossima settimana. Sono 50 sacchi, giusto? 50 sacchi. Ora che esce può far entrare il prossimo paziente. Toccando cicci, combinando pasticci, lei mi chiama. Sì, ok, avvocato, ho capito che se racconto tutto mi fanno uscire prima, ok? Ho capito, ma non posso spifferare tutto, ok? Non posso, sono i miei genitori, non posso spifferare tutto. Eccoci giunti alla fine dell'inizio o all'inizio della fine. Questo viaggio si sta per concludere. Vorremmo ringraziare il pubblico da casa che ci ha seguito, che ha riso con noi, che ci ha dato dei consigli pessimi per peggiorare il livello di questo programma. Comunque è stato bellissimo per noi divertirci qui. Beh, questo 2020 comunque... Che sta succedendo? Programma mio, testi miei, studio mio, io saluto pubblico, prima puntata, io. Senti, spostati che già stai, non mi sembra che tu abbia un bel aspetto, non sei proprio presentabile. Perché ci sono le tizie che mi stanno menando, non capisco nemmeno il motivo. Il motivo è che tu vuoi prenderti un programma che non ti appartiene. Programma è mio, oh mio Dio, è stato da, sigla, arrivederci. Il programma è mio, il programma è mio e ci sarà anche un video finale, un omaggio, quindi non spegnete. Ma mo lo vado a menare anch'io a questo. Maestro, quando siete pronto potete iniziare. Senza impegno mi sveglio la mattina. Senza un impegno vado con calma in cucina e non trovo nemmeno un caffè. E un pensiero mi sovviene. Ah, quanto è bella Napoli, cos'ora ci fosse ancora Maradona. Vincesse ma qualcosa. Senza impegno è il programma
che dà la felicità. Senza impegno, se tu cambi canale poi cambi città. Senza impegno, è un programma pieno di simpaticità. Ho scritto sto pezzo però senza impegno, tanto già lo so, mi pagate lo stesso. No, veramente non ti paghiamo, è tutto gratuito. Questa è una canzone che vuole dire tutto e non vuole dire niente. Ma soprattutto vuole dire tutto di niente e niente di tutto. E non l'ho neanche imparata a memoria. Ad esempio, la smart è sinonimo di vita semplice. Ma tu hai la matiz? Il problema sono i pezzi di ricambio. Gli amori che funzionano invece sono come le utilitarie. Consumano poco e non cagano il cazzo. E trovi sempre parcheggio. La fine di un amore è come uscire dal centro commerciale e non sapere dove hai parcheggiato. La macchina. Io volevo dire che non ho niente da dire. Io volevo dire, non me lo ricordo più. Io volevo dire che non ho niente da dire. Io volevo dire. Che importa? Fossero gli anni 90 per avere un massimo di 5 anni. Se oggi piangi per 5 ore invece sei solo triste, o triste solo, ma non come Pasolini. Al massimo fai i pisolini se ti addormenti. E se ti addormenti è per sempre, non come la Matiz. Ora ci starebbe bene un gioco di parole tra il divieto di sosta e il divieto di siesta. Poi qua mi hanno scritto anche qualcosa sul fare pigiama party per non dormire da soli. E sull'oscurità dentro gli occhiali da sole. Che se vedi tutto nero magari è per quello. Ah, una domanda. Quanto spesso pensi alla tua foto profilo? E quanto spesso pensi alla mia? Io volevo dire che non ho niente da dire. Io volevo dire, non me lo ricordo più. Io volevo dire che non ho niente da dire. Io volevo dire che non importa. Ho anche sbagliato una frase, ma sono talmente scoglionata che l'ho registrata una volta la canzone e basta così. Allora raga, Pietino stava cercando la valle incantata, ma stava talmente fatto che alla fine ha trovato una, non ve lo dico proprio. Comunque raga, ti diceva, io sono l'uomo ragno, io sono l'uomo ragno, gli sono partite le ragnatele! Veramente, vi giuro! Una roba assurda! Stavamo troppo in trip! E c'era l'onorevole, raga, una roba assurda!